ho la maturità di idealizzarlo meno di quanto l'avrei idealizzato anni fa. E sono molto felice di restare con lei per un taxi, sono molto felice della risposta della platea, ringrazio la sua stampa per gli applausi che sono avvenuti durante, quando mi hanno tenuto il ritmo, insomma mi hanno accompagnato, scusate, sono molto emozionata. E ringrazio anche i miei collaboratori, i miei scopritori, i miei amici, che sono Maurizio Filardo, Giuseppe Mandaracina e Giuseppe Anastasio. Grazie. Se volete che dica qualcos'altro. Piero Fratesi, RDL La Radio, ciao Rita. Ciao. Ieri, da quando hai sentito la tua canzone alla stampa, io presidente del tuo fan club, Osvaldo vicepresidente, tutti gli altri consiglianti. Grazie. Sì. Genitori e le mie sorelle, pensavo che avesse catturato mia sorella Isabella, l'avessi portata qui. Allora, la domanda adesso seria è questa, sì. Se tu ti aspettavi un successo del genere, perché la canzone è in testa, nelle orecchie, e siamo pronti a scommettere, sarà un successo radiofonico, e la cosa ti aspetta la fiscale per questo festival, anche se penso che il successo sia già arrivato. Ah, e io spero che questo successo non sia solo relativo a questa canzone, spero che il mio album che esce domani, faccio un po' di pubblicità, il mio album che esce domani sia apprezzato, che riesca effettivamente a rispecchiare quelli che sono i nostri intenti, ossia a divertire, a creare quei 40 minuti di varietà che effettivamente che vanno a rappresentare quello che per me è il significato della musica, ossia un momento sicuramente di comunicazione e di disimpegno.